se ricordate, un anno e mezzo fa circa, nel centro di aggregazione di Domus di Luna, e in quell'occasione il sindaco e gli assessori presentarono i progetti che si stavano definendo per il quartiere. Signor sindaco, me l'ha promesso tre volte e qui c'è una testimone che ogni volta che lo vedo vengo, le mando la squadra a tagliare gli alberi, non ci servono perché tanto, a parte che sono pericolanti. Quando c'era Mussolini andavamo lì noi bambini a fare la ginnastica, e allora noi stiamo aspettando già da quegli anni, però non ho finito. Quindi non si parla di Forche Caudine, non si parla della Fossa dei Leoni, ma la gente è veramente molto interessata. L'intervento su Santa Teresa, in sintesi, d'approfondimento per il nostro TG. In estrema sintesi, l'intervento è un intervento complesso di manutenzione straordinaria degli edifici a Santa Teresa a Pirro, così come sta avvenendo a Sant'Elia, in tutte le zone della città dove abbiamo immobili di proprietà comunale. Santa Teresa non aveva interventi di manutenzione straordinaria da 29 anni, così come avete visto hanno segnalato i cittadini, quindi era necessario un intervento molto importante. In questo caso noi rimuoveremo l'amianto, sistemeremo i tetti e faremo manutenzione straordinaria nelle abitazioni. In più troveremo le risorse, queste sono già disponibili, i lavori partono a breve, partiranno nel mese di aprile. Poi interverremo con altre risorse, così come è richiesto anche ai cittadini, per ultimare i lavori in corso, e inoltre nell'ambito del quartiere partiranno anche i lavori su Piazza delle Aquile, che oggi è uno sterrato molto grande che ha bisogno di un intervento per restituire una piazza agli abitanti di Santa Teresa. Ecco, la Piazza delle Aquile, piazza in cui io più di una volta mi sono rovinato la coppa dell'olio, è uno sterrato, come dicevamo. Prima partono i lavori su Santa Teresa perché sono distruggente e di immediata urgenza. Qualcuno potrebbe alimentare l'ipotesi che, ecco, il sindaco Zeda, in previsione di fare la volata contro Massida magari fra un anno o chi altri, ecco, scoperchia questo vaso di Pandora, ci sono i soldi, finalmente si fanno le cose. Cosa possiamo dire? Beh, molto, molto semplicemente, sono stato eletto il 1 giugno 2011, bisogna trovare le risorse, fare i progetti, fare le gare e aprire i cantieri. In Europa il tempo medio per pensare un progetto e consegnare il progetto ai cittadini, alla città, è 5 anni, in Italia 8-9 anni. Noi stiamo stabilendo tempi al di sotto della media europea, quindi insomma, credo che si possa dire che assolutamente sono cantieri utili. Dopodiché a me un po' fa sorridere perché l'accusa a un sindaco che sta facendo troppo non l'avevo mai sentita. I tempi sono comunque di 3 anni, mi sembra di aver capito. Per questi lavori per questi 2 anni. 2 anni. Per altri lavori di minore entità ovviamente i tempi sono anche più ristretti, ridotti. Per il poetto, come avete potuto vedere, abbiamo iniziato a parlarne già nel 2011, poi nel 2012 abbiamo fatto i bandi, abbiamo aggiudicato e quest'estate finiranno, quindi come dire, stiamo stabilendo tempi di 3 anni e mezzo, quindi ben al di sotto della media europea, come dicevo. In questo range comunque chi si farà garante qualora, ecco, il sindaco Massimo Zeda non ci sarà più e magari ci sarà il suo successore? Adesso non, beh, io mi auguro che gli interventi, però... no, ma come dire, io me lo auguro per la città, che chiunque arrivi, ovviamente, come dire, non è che posso, come dire, votare altri, ecco, questo mi sembra troppo, chiedermi di votare anche gli avversari, no, ma diciamo, chiunque arrivi, se dovesse arrivare qualcun altro, porti avanti le cose buone che stiamo facendo per la città, così come d'altronde abbiamo fatto noi. In chiusura, un'altra occasione per rendere l'intervista a Salacce un po' provocatoria, si alita e si solleva il problema dei furbetti nei quartieri in cui ci sono, c'è l'edilizia popolare. Cagliari è una città votata all'edilizia popolare, dall'Ina a casa, l'ex Ausonia, via dicendo, ecco, anche il quartiere di Santa Teresa. Più di una volta, anche stasera, ci si è accusati a vicenda, dice le case sono state fatte con le mie tasse, qualcuno dice non è vero, le tasse le paghiamo tutti, però come andare a spulciare colui
il quale abita un appartamento a 80 euro al mese, magari butta lo scatolone del televisore a 75 pollici nel cassonetto. Guardate, io vi posso dire questo, che il decoro porta decor. A Sant'Elia, nel vecchio borgo, non c'è una scritta nel muro, non c'è una busta abbandonata, non c'è un vetro rotto. Se l'amministrazione riqualifica, rende belli i luoghi, anche l'edilizia popolare, i cittadini alla fine rispettano i luoghi dove vivono. La verità è che la maggior parte dei cittadini sono cittadini onesti, seri, laboriosi. Non è vero che la maggior parte dei cittadini deturpa, rovina i luoghi dove vive. C'è necessità di manutenzione, di tenere curati e ordinati i luoghi. A quel punto anche i cittadini, come dire, rispettano molto di più i cittadini dove si vive. Ecco, domani io farò un pensiero su tutto quello che sono sentito dire con molto interesse. Ti ho seguito. In chiusura assoluta, ti ricandidi? L'ho già detto, sì, certo, mi devono anche candidare e votare, però. Sicuro, lo stai dicendo a me? Grazie signor sindaco. A presto, arrivederci.